Allora, buongiorno. Sto facendo un pochino di latte stamattina, 2 o 3 biscotti al massimo. C'è bastato, grato. Io sono abituata a tazze giganti di latte, ragazzo. Quindi è tutto nuovo per me. Adesso vediamo un po' quanto ne viene fuori. Al limite ne aggiungo un po' freddo. Considerate che questa è la tazza che solitamente prendo io di latte. Adesso la sostituiamo con una più piccolina. Ok, va bene questo. Così. Una tazza di queste. Ragazzi, non lo so, dovrebbe essere 100 ml, ma dico, non è che è una dieta ferrea. Diciamo, sto cercando di mangiare meglio, ve l'ho detto, e quindi ridurre anche le quantità. Cioè, da questa qua piena a questa, dico, c'è un po' di differenza, un bel po'. Si è svegliata la lumachina, l'adoro questa tazza, ragazze, perché cambia il colore. È bellissima, giustamente col calore esce fuori dalla chiocciolina, la lumachina, insomma, non so se mi avete capito, dal guscio va. Ragazze, perfetto, a parte il fatto che ho fatto una schifezza qua, dico perfetto, ho quasi riempito la tazza. 3 biscotti, cucchiaino di Nesquik, perché quello, ragazze, per favore, cioè non me lo dovete togliere, ma non prendi il caffè con lo zucchero, ci metti le goccine di... Dov'è? Questo qua. Ristora e ci metti il Nesquik nel latte? Sì, ragazze, proprio per favore, perché non ce la faccio. Dico, non deve essere una tortura. Per me non deve essere una tortura, altrimenti non ne facciamo niente di questa dieta. Morti, ragazze, e riccio a tutti. Allora, commenti di questa mattinata? Mi aspettavo peggio, mi aspettavo peggio. Innanzitutto è iniziata con mi sono alzata, il cielo era scuro perché comunque ancora era buio. Ho detto ci sarà freddissimo per andare a camminare, quindi già stavo iniziando a dire no, vabbè, non ci vado per oggi, al limite comincio lunedì, ma poi ho detto inutile. Questo lunedì, questa cosa che dice la dieta si comincia il lunedì, lo sport, la camminata si comincia il lunedì, no, lo cominciamo giovedì oggi. Ho detto no, ci devo andare, mi metto il cappuccio, ho lasciato i bambini a scuola, ho fatto il passeggino perché Giuliana... È una camurria, come si dice qua, una seccatura. Dice che vuole camminare perché prima vado a lasciare Gabri io portandomi lei dietro. E praticamente lei funziona così: cammina fino alle elementari e poi quando dalle elementari deve andare all'asilo, vuole stare in braccio? Assolutamente no, perché è quasi 15 kg e la mia schiena ne risente. Poi io ho dolori. Già che ormai a 35 anni siamo praticamente per l'ospizio, almeno io, ce l'ho tutte io, ve l'ho detto, anche cervicali, mi gira la testa. Senusite, babbo, e quindi io prendo il passeggino, quindi ho posato, ho posteggiato ai box il passeggino e sono partita. Mi avete visto? Ed è stato stupendo, ragazze, è stato stupendo. Innanzitutto non ho fatto fatica, cioè non ho fatto fatica, no, rispetto a come sono io, che la mattina quando vado a lasciare i bambini a scuola, talmente vado veloce. Che mi vengono dei capogiri proprio, infatti a volte lo dico anche alle altre mamme, proprio mi gira la testa, secondo me qualche volta io cado per terra svenuta dalla fretta, da come vado veloce, proprio mi manca l'aria, anche perché io fumo, l'ho detto, lo sapete, e quindi mi manca il fiato, e invece no, ragazzi, è stata una camminata veloce, bellissima, perché comunque c'era un panorama spettacolare stamattina, poi considerate che erano
le 8:20, 8:25 quando sono partita, sono tornata a casa che erano le 9:05, quindi comunque presto. Non c'era quasi nessuno, cioè ho incrociato due signore e un signore che camminavano, tutto il resto macchine. Ma ragazzo, è stato stupendo, cioè non me l'aspettavo sia per il mio fisico di reggere già da subito questo ritmo. Non ho fatto un giro lunghissimo, ho fatto un bel giro, perché comunque ci sono stata mezz'ora, pure anche di più, sì. Però poi vorrei allungare il giro, come primo giorno va bene. In questo momento non ho dolori, anche perché arrivata a casa ho fatto stretching, perché me lo insegnava mio marito come fanno loro l'allenamento, poi diciamo devi fare sciogliere l'acido lattico. Adesso che praticamente già qua sono tutti morti, perché tornano dalla scuola, mangiano e sono KO, però così, devo andare a fare riposina a Giuliana, sono le 2:15, sì. È un quarto d'ora alle 14, vabbè, è 2:15, è del pomeriggio. Che stavo dicendo? Perché c'è sto modo di parlare, noi lo diciamo così oggi. E non so quando mi alzo, come mi alzo, cioè se poi sono tutta piena di dolori, e se appunto sono poi piena di dolori domani, ad esempio, dopo la nottata. Non so neanche di questa sera come arrivo, però sto bene, perfetta ragazze, alla grande. Anzi, sono tornata a casa che avevo una voglia di smontare casa che non potete capire, solo che ero tutta sudata e quindi sono andata subito sotto la doccia. E l'adrenalina, non lo so che cosa scatena questa. Io sono antisport, ve l'ho detto, quindi non so nemmeno che cosa viene dopo che fai sport, per dire, dopo che ti muovi. Quindi no, stavo benissimo. Non so se mi sveglierò adesso piena di dolori dopo il riposino, perché adesso vado a farmi il riposino, lo sapete, che purtroppo durerà poco perché lui c'ha il catechismo, Gabriele, quindi lo devo accompagnare. E non so poi domani mattina come mi sveglierò, spero bene, e spero domani appunto di andarci, anzi devo andarci, perché nonostante avrò dolori, perché sicuramente mi verrà qualche doloretto alle gambe perché non sono abituata, devo andarci perché altrimenti non abbiamo fatto niente se non continuiamo. L'acido lattico, diciamo, si pietrifica, così mi dice mio marito, e hai più dolori, quindi devi continuare. Pranzo, insalata buonissima, cioè bella fresca, poi soprattutto ho fatto la pasta all'oro e io ho resistito, cioè veramente non lo so che cosa mi sta succedendo, a volte è proprio una molla che scatta nel cervello, bisogna essere motivate nelle cose. L'insalata buonissima. Sono sazia, perché comunque ci ho messo anche un crostino, non era solo quello che avete visto voi, ho mangiato anche un crostino integrale e sto a posto. Più tardi poi faccio la merenda con una barretta e adesso però me ne vado a letto, ragazze, me ne vado a letto perché già sono appunto alle 2:15, sì, sempre un quarto d'ora alle 14 e niente, perché poi mi devo alzare, ragazze, ci rivediamo dopo. Volevo dire questo, ecco, sì, tutto a posto, non me l'aspettavo minimamente, mi aspettavo di arrivare a casa tipo le fatine, un minuto che c'è la pubblicità di YouTube. Amore, non ci guadagniamo con la pubblicità di YouTube, amore, se tu, aspetta che gliela salto, a posto, sì, è questo, c'è, cioè, su YouTube. A mia figlia, che la pubblicità di YouTube è comunque il guadagno del creator, di chi fa i video, quindi anche quando guarda i cartoni è inutile che urla, perché quella è, cioè sono le interruzioni, non le mettiamo noi, ragazze, cioè ci teniamo a dirlo anche per i miei video, sono casuali e messe secondo chi sponsorizza in punti del video dove ci sono delle interruzioni, ecco, delle interruzioni naturali, tipo io mi fermo di parlare in questo momento, magari è scattata la pubblicità, fatemelo sapere nei commenti. E niente, questo. Buona ninna a me. Ci vediamo dopo. Che vuoi, nonna? Patatina. Slave. Sì. Aspetta, cosa prendo? Allora, ho accompagnato Gabriele al catechismo. Ho lasciato mia madre con Giuliana. Non potete capire le urla. Dice, mia mamma stava rompendo la casa dalle urla che faceva. Io mi sto mangiando la barretta. Si può fare niente. Allora, il ringo a Giulia. Tieni. Che poi, ragazze, sono scesa in macchina. 2 minuti sono mancata. 2 minuti. Pianto allucinante. Spiegarglielo, Giuliana, adesso lo sa. Che lo sa. Che Gabriele dove va? Cate chi?
Io lo devo accompagnare tuo fratello, non è che può andare da solo. Niente. Comunque, sto mangiando questa, non l'avevo fatto vedere, è buonissima. Vabbè, ragazzi, sto in bagno. Mi rifaccio la doccia perché devo fare lo shampoo, ragazzi, i capelli veramente bruttissimi. Dici, perché non l'hai fatto stamattina? Perché non erano così terrificanti? Forse il sudore. Adesso stanno messi così e quindi anche no. E poi mi rilasso, lo sapete. Io mi dovete dare a me pasta e docce. Niente. Poi vi faccio vedere una cosina che ho comprato. Ero indecisa se farvela vedere o no, ma visto che abbiamo parlato di dieta, diciamo, il blog della giornata, ve lo faccio vedere perché praticamente è stata la ciliegina sulla torta. La farmacia qui del mio paese ha il numero di mia mamma e mandano le promozioni su WhatsApp. Le hanno mandato, neanche a saperlo, cioè mi è sembrato un sogno del destino, una promozione di pasti sostitutivi sono. È una polverina che si scioglie nel latte o nell'acqua, della pesoforma se non mi sbaglio misura, ragazzi in questo momento non mi ricordo, sto in bagno che devo fare la doccia, poi vi faccio vedere, che da 26 euro praticamente stava a 11,90. Mia mamma mi ha detto che vuoi fare, ho detto guarda mi sembra un segno del destino, la vado a prendere, quindi quando sono scesa a prendere i Gabri, sono passata dalla farmacia, mi sono portata dietro Giuliana, ragazze, perché un altro pianto di quello di poco fa, anche no. E quindi Giuliana dietro, siamo andati a prendere il fratello, siamo passati dalla farmacia e l'ho preso. Quindi penso che alternerò in questi giorni anche questo, anche perché sono 16 porzioni, quindi non è per un mese. E non so nemmeno se andrò a ricomprarlo perché cioè non so nemmeno se funziona. In questo mese, diciamo, inserirò anche questi 16 pasti sostitutivi. Ecco, mi vado a fare la doccia. Ci vediamo dopo. Ok, dal bagno piccolo. Sì, sono riccia io, cioè i capelli mossi. Dal bagno piccolo io passo nel bagno grande o anche in camera da letto perché il bagno è troppo piccolo per asciugare i capelli lì. Veramente mi faccio la sauna. Aspettiamo, ragazza. Mi sta finendo questa qua, la devo andare a ricomprare. Questa della Pantene. Cioè non spruzza più, poco. Adesso sta spruzzando. L'altro giorno non spruzzavo, ho dovuto aprirla. I miei capelli sono fini, molto fini, sottili, e tendono ad ingarbugliarsi tantissimo. Si fanno tanti nodi, quindi se non ci metto la lozione, non li riesco a spettinare. Cioè mi tiro tutta la parrucca, ragazzi. Mi sono struccata. Ciao amore, dimmi. Oh, sorpresa per me, voi non la vedete, ma è qua in basso, dimmi. Che cos'è? Una lavagna. Una lavagna, ragazze, questa sembra la casa del sindaco. Ha disegnato questo, Giuliana, suonano sempre, raga. Hanno suonato, vado a vedere chi è. Ho trovato chi mi asciuga i capelli. C'ho pure la parrucchiera, vai. Cosa amore? Cosa vuoi tu? Vuole che sia a casa sua? Mamma, ascolta una cosa, l'altro giorno mi chiedevano, dice ma tua mamma se le fa lei le pulizie? Ancora tutte lei se le fa, tutte. Le pulizie solo mi faccio, con la quattro piedi mi faccio tutto. Tutto, e questo gli dicevo, perché ci sembrava che ti aiutavo io completamente. Oggi ad esempio si è fatta il colore. Pintura. Si pulisce anche la scala, ragazze. Quanti anni hai, ma? 72 ne devo fare, ecco. In agosto. E allora mi sento vecchia, che mi sembra di sentire ancora più giovane. Però si fa tutto però lei si fa. Ancora ora, ringrazio a Dio, mi faccio tutto io. Quindi motivatevi, ragazze, motivatevi. E io ci auguro a mia figlia perché oggigiorno tutta questa forza, tutta questa... Vero, non ha più nessuno. Di arrivare all'età mia come a me. Vero. Con piede, ma forte. E soprattutto rivincere qualsiasi battaglia pure, no? So, grazie amore mio, per i lavori a scale, che ma pure la forza di reagire alla vita e a tutto. Grazie vita mia. Quello che vi dico io, quello che vi dico io, che le ragazze di oggi non siamo le stesse delle donne di una volta. No, una volta l'ho detto anche in un altro video, non, già siamo fradice, siamo per l'ospizio completamente.
mentre le donne di una volta sono proprio di un'altra pasta, quindi veramente questo augurio di arrivarci come ci è arrivata lei. Lei ancora si fa tutto da sola, tutto. Allora ragazze, pigiama sembra con i capelli a striscio perché devo fare la piastra, cioè se io faccio così sembra che poi nell'inquadratura di poco fa si vedeva peggio, comunque devo fare la piastra ragazze, vedete pietà di me il tipo di inquadratura. Sto per chiudere il vlog, vi faccio vedere questo che ve l'ho detto, è sembrato la ciliegina sulla torta. Ecco, io cosa ho detto, misura, avevo detto altre cose, no, peso forma ragazzi, perdi peso e resti in forma, c'è sempre quella della pubblicità. Vaniglia, speriamo sia buono, comunque 16 pozioni magiche ragazzi, una pozione questa magica che da un peso vi fa scendere di 10 kg così in un lampo, è magica, pozione. Porzioni, 16 porzioni, perdita e mantenimento del peso con fibre, 206 calorie al pasto, 16 pasti a questo qua, penso che ci siano anche altri gusti, ma in offerta c'era questo. Queste sono le barrette, che erano due barrette per sostituire un pasto, siccome comunque le barrette già le mangio, cioè non che posso mangiare barrette tutto il giorno, divento un criceto così con la barretta. Niente, ho preferito questo qua. Si può fare con il latte o con l'acqua. Latte scremato ovviamente. 200 ml di acqua latte scremato, due misurini di questo, shakera e gusta. Niente ragazzi, gli ho fatto la pubblicità. Va bene. Niente, nient'altro. Questo qua, perdita e mantenimento del peso. Vediamo che succede. Vediamo se fa effetto. Non lo so. Io chiudo qui il vlog, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video pulizie o vlog di vita quotidiana. Ciao a tutte!